L'accordo non è su base politica, sebbene il 4 sia girato un documento con alcuni punti, ma così un po' clandestinamente e non ufficialmente. Esiste invece che gira questa bozza, io voglio pensare, di accordo del 6 gennaio, che dettaglia in 21 punti tutte le piccole cose della politica, non la politica, le sedi, le stanze per gli staff, i posti da presidente e da vicepresidente, come presentare gli emendamenti, tutta una serie di piccole cose della gestione, diciamo, quotidiano o del potere interno, ma non c'è una riga di politica. E devo dire che questo accordo, questa bozza di accordo, dimostra due cose. Primo, che nel metodo Grillo continua a essere molto antidemocratico, perché fa questo accordo il 6 gennaio e poi promuove una consultazione l'8 e 9. Ditemi voi se questa consultazione avesse dato oggi esito negativo, che se ne faceva di questa bozza. Quindi vuol dire che le cose erano completamente perfezionate prima ancora di aprire in rete questo fasullo referendum, senza possibilità di approfondimento, di discussione. Io penso a quanto noi abbiamo discusso per entrare nel gruppo dei socialisti democratici. Veramente la democrazia non sta di casa, dove sta Grillo e il suo modo di procedere. Seconda cosa, nel merito, e quindi non più nella forma, che davvero dimostra che per un piatto di lenticchie si contraddice tutto, nel merito io mi chiedo questo triplo salto mortale da Farage a Verhofstadt che cosa comporta, perché voi sapete che Farage è l'uomo che si è intestato il successo della Brexit e ancora ieri Grillo gli faceva i complimenti. Verhofstadt è sicuramente un sincero europeista, però è un uomo anche della politica economica molto liberista, e qui non so come la mettiamo, con 5 Stelle contro le banche, qui è il difensore un po' dell'establishment finanziario. Quindi secondo lei la conversione non è così genuina? Ma no, ma anche da questo punto di vista ci sono tali e tante contraddizioni che non si capiscono se non dicendo che Grillo ogni giorno può pensare una cosa che è l'opposto di quella che ha detto il giorno prima, che è anche possibile, oppure davvero tutto questo si basa su un grande equivoco, su una grande contraddizione fatta solo, ripeto, per un piatto di lenticchie, cioè avere posizioni di potere e di forza dentro al Parlamento, a prescindere dai contenuti, a prescindere da quello che sono poi le scelte della politica europea. Questo è un metodo veramente non da prima, da zero Repubblica, quando si guardava i posti e non i contenuti. Secondo lei c'è la possibilità che l'ALDE rifiuti questo accordo? Quindi c'è la parte, in teoria c'è, perché come ripeto ci sono alcune componenti, ma del resto ieri sono uscite delle interviste di alcune importanti e autorevoli membri dell'ALDE. Però, ripeto, non so come sono i numeri all'interno del bureau per prendere questa decisione. Ripeto, se sarà presa sarà un'operazione che non qualifica l'ALDE assolutamente, e tantomeno soprattutto non qualifica Verhofstadt. Verhofstadt ha sempre goduto, lo sappiamo tutti, di una certa immagine in Parlamento europeo, di alto respiro, di politico con allure molto apprezzato da tutti. Credo che con questa operazione abbia dimostrato veramente di far cadere un po' a pezzi questa sua immagine, e questo è comunque un danno per l'intero Parlamento.